Scusi, dove siamo? Scuola elementare Salvatore Quasimodo. Che sta facendo? Rimetto in ordine l'aula. Lei è la bidella? Anche. Perché? Cos'altro fa? Sono un insegnante. Ah! Doppio lavoro, doppio stipendio. No, veramente no. Doppio lavoro, uno stipendio. I suoi alunni si direbbero molto indisciplinati, tanti figli di migranti, vero? Ovviamente non sono stati loro. E chi allora? I tagli, alla scuola pubblica. Cosa c'entrano i tagli? È lei che non è capace di tenere i ragazzi. E dire che percepisce due stipendi. Le ho detto che prendo un solo stipendio. Ma lo vede che schifo per terra? Non sa educare i ragazzi. E anche come bidella non vale un granché. Che cos'ha nella borsa? Un sacco di cose. E quella cos'è? Carta igienica? Sì. Ha due lavori e ruba la carta igienica a scuola? O si vergogni? Questa è mia. L'istituto non ha i soldi per comprare la carta. Certo, a furia di rubarla. Qui non ruba niente nessuno. Qualcuno deve aver rubato, se no i soldi ci sarebbero. Saranno stati i figli degli immigrati. Qui non ruba niente nessuno. La verità è che avete sprecato troppe risorse. Le statistiche dimostrano che avete consumato troppa carta igienica negli ultimi 20 anni. Per questo abbiamo dovuto tagliare. Si immagini se continuavamo a buttare i soldi giù dal cesso. Lei si è accorto che qua non ci stanno neanche le pareti, sì? Trovo inaccettabile che lei si ostini a fare lezioni ai nostri figli in luoghi come questi. Lei è un irresponsabile! Senta, io devo preparare la lezione. Che materia? Geografia. Bene, la geografia è importante. Dove siete arrivati? All'Europa. L'Europa è bella! Siamo fortunati a vivere in Europa. Sì. Non la vedo convinta. È che potrebbe andare meglio. Cosa vorrebbe dire? Non le piace l'Europa? Io vorrei cambiarla. Cambiarla? Non si può. Cosa vuole fare? Deviare il Reno? Drenare il Lago Maggiore? Spostare Lisbona in Finlandia? Lei è pazza. Intendevo con la politica. Ah, lei è un antieuropeista e fa indottrinamento politico durante l'ora di geografia. A tanto siete arrivati? No, io non sono un antieuropeista. Non ho neanche detto che voglio uscire dall'Europa. Voglio cambiarla. Io voglio l'altra Europa. Prima le persone. L'altra Europa. Con Tsipras. Adesso ha capito? Bravo, ripeta la lezione. L'altra Europa con Tsipras vuole abbandonare le politiche di austerità e rilanciare la spesa sociale e gli investimenti in istruzione, sanità e servizi per avere un'Europa più equa e giusta.